Palmanova, perché ci aspetta in diretta il nostro direttore Fabio Ranfi. Buonasera a tutti, stiamo per partire qui, spazio. Allora, sta succedendo una cosa stranissima. Stiamo ospitando in una chiesa sconsacrata, che è questa, stiamo ospitando una sfilata di moda solidale che vede insieme una startup solidale, Clothest, con alcuni capi della collezione di Altro Mercato, sempre dedicata alla moda sostenibile. Adesso stiamo semplicemente organizzandoci dal punto di vista logistico, perché la sfilata avviene in due punti contemporaneamente, qui in chiesa e all'ingresso degli uffici. E quindi stiamo semplicemente organizzati. No, ci vieni che andiamo a prendere le chiavi. Andiamo a prenderci le nostre chiavi. Anzi, pensate, adesso se ci seguite entreremo nel mondo di Paolo Iabichino. Nel frattempo è un super backstage questo. Allora, prendo le chiavi in modo che facciamo avanti indietro da qua. Perfetto. Ok? Ottimo. Andiamo. Allora, andiamo. Usciamo di qua. Vedrete anche questo stupendo posto da fuori, che è qualcosa di guardate. Questa è via Palmanova, la nostra amata Milano, e questa è l'oratorio, appunto. Peraltro, in via Palmanova stamattina abbiamo fatto un collegamento con la Civil Week bellissimo, dove un'associazione ci ha raccontato le origini della via Palmanova e poi ha accompagnato un volontario, uno storico, ha accompagnato i residenti del quartiere alla conoscenza di alcune zone nascoste di questa città, in particolare di questo quartiere, e devo dire che è stato un collegamento molto interessante che abbiamo seguito sempre con Milano All News, che è in rete, lo riproponiamo, e adesso stiamo entrando negli uffici in cui avviene la prima parte dell'evento con musica dal vivo. Perfetto, allora io direi e che poi daremo inizio, e poi credo avrà inizio la sfilata in qualche modo. Okay, noi in questo momento siamo già in diretta, ragazzi. Io quando volete, quindi potete noi, tranquillamente partire. Ci quindi anche la linea, cioè nel senso, so che siamo in diretta, quindi appunto ci tiriamo la linea, poi ve la ridiamo con calma alla fine della sfilata. A questo punto noi, Paolo, ci teniamo la linea da adesso fino a quando? Sì, io direi di sì, se pensate che l'evento merita sicuramente, perché è uno degli eventi che è entrato nel programma della Civil Week, è una specie di Civil Week off, possiamo definirla, sì, giusto, nel senso che è un po' periferica rispetto agli eventi gestiti da altre organizzazioni. Qui abbiamo voluto portare tra giovedì, venerdì e sabato alcuni momenti, alcuni appuntamenti. Abbiamo avuto una presentazione di un libro dedicato alla comunicazione sostenibile, abbiamo avuto un laboratorio per bambini proprio ieri, mi sembra, dove abbiamo praticamente lavorato con i bambini sui temi del volontariato e della solidarietà, e oggi abbiamo pensato appunto di chiudere il nostro momento Civil Week con questa sfilata. Marisandra, Lizzi è la padrona adesso, di casa. Prima una comunicazione tecnica un attimo con la regia, do una comunicazione a voi. Vi richiamo a fine collegamento, così noi ci troviamo la linea, ok Elena? Spero tu mi abbia sentito, vi richiamo a fine collegamento. Marisandra Lizzi, la padrona di casa, Deus quindi. Ex Machina di Mirando la Comunicazione. E vuoi dirci come siamo arrivati a organizzare questa 3 giorni di Civil Week dentro i tuoi uffici? Civil Week non poteva che essere in questi uffici, perché con Paolo abbiamo incrociato penne, creatività, menti, idee per provare a fare della comunicazione una comunicazione civile, per cui non potevamo che iniziare da voi. Siamo ancora in un cantiere, ma siamo felici così. Senti, ma che appuntamenti abbiamo fatto qua? Perché io ho raccontato la moda, che è oggi, però ieri abbiamo fatto ancora... Ieri abbiamo avuto degli influencer bellissimi, esperti di tematiche legate al green, alla sostenibilità. Abbiamo avuto Quid Plus, che ci è venuta a presentare dei libri fantastici che aiutano i genitori a impostare correttamente la crescita, lo sviluppo verso i valori e quindi anche verso l'importanza della comunicazione civile e dell'impegno sin da piccoli, sin da proprio in fase scolare. E domani abbiamo un laboratorio di scrittura per bambini, quindi iniziamo veramente da piccoli. Bellissimo. Adesso sono curioso allora di vedere questa sfilata, che è molto particolare, dicevi, no? Clothest. Clothest è una startup solidale a tutti gli effetti, nasce a Montevarchi all'interno di una casa famiglia. Se vuoi ti presento il presidente della startup, perché è una figura... Presidente? Dov'è il presidente? Ecco il presidente. Credo che sia il primo presidente di una startup con i voti. Don Fresi di Montevarchi. Ci racconti Clothest?
ha già fatto tutto. No, devi raccontarla, sei in diretta in questo momento. Vi racconto che io mi occupo prima di persone, e io e i miei volontari, di persone, la premura per le persone povere o impoverite o in difficoltà. E poi da lì è nata la premura per i vestiti, che possono essere resi ancora più belli. E un po' l'uno, un po' l'altro, in questo percorso culturale di avere attenzione alle persone e ai vestiti, è cresciuta. Io sono ammirato che è diventato un progetto interessante, importante, per noi dignitoso. Perché mentre si dà dignità ai vestiti, si è scoperto si ridà dignità ancora di più alle persone. E questo a me fa piacere. E ammiro l'impegno dei giovani per i vestiti, ma sanno bene che l'impegno è per essere d'aiuto ai fratelli e alle sorelle in difficoltà, e quindi ci sto volentieri in questa avventura. Clotet ha guadagnato una prima pagina sul Corriere Buone Notizie, che peraltro è chiaramente la miccia scatenante insieme a CSV Milano della Civil Week, già dalla prima edizione. Don Freddy era in prima pagina credo un anno fa, quando è nata The Clotes, insieme a tutta, dato credo a prendere la copia di Buone Notizie che aveva ospitato, forse ce la porta, e tra qualche istante... Beh, Orlando non può mentire, dai, cioè adesso ci crediamo, non può mentire, quindi ci crediamo. Cioè, okay. Siamo sicuri. Tra quanto iniziamo, ragazzi? Ci siamo. 3, 2, noi siamo in collegamento e diciamo che inizia ufficialmente. Qui abbiamo la musica dal vivo di Carlotta Lotta Sarina. Fabrizio. Sono due musicisti quasi professionisti, sono al Conservatorio di Milano entrambi, e suoneranno dal vivo, accompagneranno la sfilata con un'esibizione. Allora, noi mi serviamo un po' levarci, come noi si dice, sì, dobbiamo case, defilarci, così che finalmente evidentemente possano iniziare. Ah, ecco, no, quando uno è preciso, il presidente, faccio vedere il presidente. Paolo, quando uno è preciso, eccolo qua. Esatto, questa era la prima pagina che Don Mauro con le sue persone ha guadagnato su Corriere Buone Notizie. Siamo a gennaio 2021, quando proprio The Clotes è andato finalmente online con un e-commerce, credo il primo e-commerce di second hand, diciamo, di vestiti di seconda mano che vengono venduti all'interno di questa piattaforma digitale, il cui ricavato va alla casa famiglia, alla Caritas. La politica hanno ancora un grande valore, quindi questo grande valore genera sì. Valore economico che poi si può usare ad esempio nella casa famiglia. Esatto. Di Caritas. La cosa bella di The Clotes è che sta annettendo al proprio interno delle vetrine di Maison che usano The Clotes come vetrina di vendita. Sì, già abbiamo, o dico abbiamo perché... Sì, sì. Beh, io faccio un po' parte di questo progetto, ho sposato la causa, li ho aiutati a mettere su un brand a tutti gli effetti, perché volevo che un progetto così bello avesse dignità di brand, e abbiamo ospitato il convivio nell'edizione Covid, diciamo, con una vetrina digitale. Adesso è entrato anche altro mercato, in parte alcuni capi della sfilata di oggi sono anche quelli dell'etichetta di altro mercato. Abbiamo una vetrina Oxfam con dei capi che arrivano direttamente dai magazzini di Oxfam. Insomma, piano piano sta annettendo vetrine digitali di Paramaison, diciamo così, dando una mano. E posso gli fare la buttata cattivi buttissa? Per uno che in teoria potrebbe mettere un solo vestito sempre, insomma, ne ha fatta di strada nella moda, donna, eh? Insomma... Ti ha fatta di strada della moda. Sei un piccolo imprenditore sociale, diciamo così. Alla fine. Insomma, io non ho traccia di altri sacerdoti presidenti di startup. Perché di startup no, di startup di moda meno ancora, credo. Insomma, l'ha messa tutta in fila. In qualche modo vanti un record. Grazie per essere qua. Davvero. Grazie davvero. Grazie mille. Grazie allora, noi siamo pronti. Siamo assolutamente pronti, ragazzi, quando volete. Ma noi iniziamo da qua con la musica dal vivo, come funziona? Questo è il regista, Dalia, e parte tutto in
dobbiamo aspettare. No, adesso, dobbiamo, adesso dobbiamo, più, qui c'è una liturgia nostra, molto precisa. Nostra, evidentemente, evidentemente la moda impone il suo. Siamo a Milano, d'altra parte, chi comanda se non la moda? Cioè, pensa che dopo la Fashion Week c'era la moda Civil Week è diventata adesso. Io prenderei un biscotto. Ma non si fa in diretta? Sì, facciamolo. Si fa? Sì, è un po' come sardella, capito? Puoi farlo tranquillamente. Però devi decantarne la provenienza. Credo che sia un biscotto. Adesso devo fare placement. Lì. A fare integrale. Non è altro mercato? Facciamo finta. Facciamo finta che è altro mercato. Sono campesinos del oggi? No, ieri con gli amici di Share Radio mi hanno offerto un cocktail sapendo che io sono astemio e mi hanno costretto a indovinare gli ingredienti. L'unico ingrediente che ho indovinato era il ghiaccio. Eccoli. Se parte Hydro Jack. A questo punto io direi che la sfilata dovrebbe essere cominciata o sta cominciando? Stiamo aspettando il via. Allora, seguimi. Fammi un secondo. Ti seguo. Vieni. Fai come Giacomo. Seguimi. Sembra un po' Angela. Sì. Angela? Ci siete, ragazzi? Allora, noi siamo in diretta. Crediamo di essere a... Qui c'è esattamente la tensione che c'è prima di una performance. Le ragazze sono tutte acconciate allo stesso modo, alcune di loro, la maggior parte di loro. Il regista. È un'acconciatura diversa. Come ti chiami? Maddi Andrea, cosa hai preparato? Un po' di coreografie da far cornice a questi abiti che verranno a voi. Vediamo gli abiti. Puoi fare una carrellata così evitiamo. Fanno le sfilate apposta, volevo dire. Esatto. Belli. Adesso noi, Fabio, andiamo ad aspettare le modelle. Allora, ci spostiamo in chiesetta perché la sfilata sta per cominciare. Avverrà all'interno merda. Di una chiesa sconsacrata. Qui ci sono già le persone che aspettano la sfilata. Buongiorno. Noi ci mettiamo in un punto dove non diamo fastidio. Qua direi, Paolo, qua che poi siamo pronti a scappare fuori di lì. Nel caso. Ok, pronti? Ah.
Io vado a vedere se comincia. Se si mette pure, sta iniziando. C'è un po' di tensione che è normale, credo. Prima di un evento che è stato organizzato solo e soltanto da volontari e volontari di Clotest che hanno reagito a questa opportunità messa a disposizione da Civil Week, comportandosi a tutti gli effetti come una maison di moda. Quindi grande attenzione, grande spettacolarizzazione. E poi quello che è alla fine la maison di Oimuna. A tutti gli effetti è una maison, è un'etichetta che raccoglie... è l'infinita pazienza. Queste sono le prove. Non sta arrivando bene l'audio. Dove sei seduto? Rialzati. Eccoti. Salpare a ogni alba verso isole intatte. Ma non per giorni che siano la fotocopia di altri giorni, bensì per giorni di sole, passati al crogiolo di amore, festa e dolore della vita, e restituiti un po' di un po' di leggere. E poi utilizzare ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza. Le parole più caratteristiche della mia fede cominciano tutte con un prefisso RI. Due sole lettere per dire da capo, ancora, di nuovo, un'altra volta. Quindi questa è la serata di Clotest, appunto qui vi raccontavamo, insomma Clotest cosa ha fatto? Raccoglie questi abiti, che sono abiti d'alta moda, firmati, e invece di dare l'abito direttamente magari ai chi ha bisogno, che sono abiti di grandissimo valore economico, parliamo ovviamente di capi di altissima moda, li rivende ovviamente con il benestare, ovviamente delle mesone, tutto, cioè tutto ovviamente super legale, le rivende e con i droidi che li ricava mantiene a tutti gli effetti una casa famiglia in Toscana, come ho visto il presidente poco fa, il parroco che ha avuto questa, che è stato preso dentro questa idea, questa bellissima equipe che avevo visto prima, e quindi poi appunto sono delle vendite online, capi di altissima moda che, come dicevo, avendo un grande valore economico proprio del capo, se lo capi filmati, vengono poi rivenduti e gli introiti utilizzati per questa casa famiglia, la casa famiglia dove si trova Paolo, che non mi ricordo, Montevarchi appunto. E anche questo quindi è Civil Week, no? È unire il non profit ad un profit benefico che poi dà i suoi profitti appunto non all'azionista di turno o alla multinazionale di turno, ma alla casa famiglia di Montevarchi. Ok, e un po' di più, grazie. Allora,
appunto continuiamo un attimo con la sfilata di Clotest, poi fra qualche minuto dobbiamo ridare la linea allo studio, okay. No, tanto noi ci spostiamo di là e vediamo, andiamo a prendere di là adesso magari, perché no, sì, bravo, dai, ti seguo. Vieni, aspetta, seguimi. Aspetta, seguiamo con lei, eh. Siamo andiamo con lei, vai. Seguiamo, vai, aspetta, però, Paolo. Seguiamo in diretta, aspetta, Paolo, devi fare il nuovo tempo, vai. Di là. Qui avviene la seconda parte dell'evento, dove arrivano le modelle, anche queste volontarie evidentemente, indossando capi di alta moda riciclati e rimessi in circolo a sostegno della casa famiglia. Tanti capi che abbiamo visto, che stiamo vedendo sfilare, ricordiamo, capi di altissima moda. Sì, sì. Sono tutti capi griffati, provengono direttamente da o donazioni anche loro, donazioni di privati, che così viene lanciato un messaggio di consumo responsabile, cioè quello di rimettere in circolo vestiti che altrimenti sarebbero dimenticati nei nostri guardaroba, negli armadi, e vengono donati per essere venduti sulla piattaforma digitale. Ok, Paolo, approfittiamo di questo momento, sì, di pausa, sì, per salutare lo studio. Direi di e sì, dare la linea, Paolo, saluta lo studio. Ridiamo la linea allo studio di Milano All News, ci aggiorniamo in serata e domani con i prossimi appuntamenti. Dai, magari domani il tempo migliore, qualche evento ce lo cancellano in meno, dai, magari. Speriamo. Sia bene. Eccoci. Ciao. Linea a te, Elena, prego. Ciao Elena, buona serata. Grazie mille Fabio, grazie soprattutto a te Paolo, che bello riuscire a immergersi così, insomma, in questi eventi. E soprattutto...